Salve a tutti ragazzi, un saluto da Mate, bentornati su Nerd is the Way, bentornati sul mio canale, bentornati con la nostra serie secondaria dedicata a The Banner Saga Trilogy. E in questo episodio sembrerebbe che abbiamo delle tensioni crescenti tra umani e Varl. Siamo riusciti a difendere la presenza del Diacon nel nostro team, però il nostro tank Fasolt non sembra particolarmente intenzionato a usare l'ingegno per sconfiggere i distruttori. Preferisce morire in battaglia con un'arma in mano. Noi siamo però riusciti a pianificare, grazie a Odleif, una tattica interessante per cercare di uccidere un nuovo distruttore che sembra essere capace di abbattere abbastanza semplicemente le mura della nostra Arberrang, e si tratta di Ruin. Al momento dobbiamo andare al cancello per cercare di impedire l'arrivo di nuovi distruttori, mentre Akon si occuperà dei preparativi per il nostro piano. Come vedete, il muro è pressoché completamente caduto. Skatchak galoppa verso di te, respirando a fatica e gesticolando rapidamente. Apprendi che i distruttori stanno attaccando dai cancelli frontali fino alle sponde dell'acqua. Il Sundr butterà giù le mura con la forza, dice Odleif. Rovescerà tutto e questo posto diventerà un dannato mattatoio. Brutte notizie dai membri del nostro clan, aggiunge Leo. Molti sono morti o dispersi, alcuni a causa dei distruttori, altri dei Baedlan. Poteva andare peggio, ma da quando si è presentato quel Sundr, beh, sta andando tutto storto. I paesani urlano terrorizzati alla vista dei distruttori che fanno breccia nelle mura, e mucchi di persone si accalcano cercando di fuggire in ogni direzione, è possibile. Radunate tutti quelli in grado di tenere in mano un'arma, urli. Posizioniamoci lungo le mura e respingiamo i distruttori fino a quando quei barili non saranno pronti. Guarda tutta questa gente, non hanno via di scampo. Dobbiamo cominciare col tappare quei buchi o non ci sarà più alcun luogo sicuro qui. Per adesso suggerisco di concentrarci però sui distruttori. Effettivamente sono il pericolo più incombente. Mamma mia ragazzi, guardate che roba. Preparatevi, urli. I distruttori continuano a farsi strada attraverso squarci nelle mura, come sangue scuro da una ferita aperta. Siate astuti e non fate niente di avventato. Ripuliamo la zona e passiamo alla prossima breccia. Wow. 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 Allora. 1, 2, 3. Abbiamo 3, direi a sto punto anche 4, 5 per chiedere alleati. E chi altro? E proviamo a prendere lei. Ok. Poi andiamo a livellare Petrus. Bene. Gliene diamo 2 qua. 2 qua. Così e così. Perfetto. E proviamo, possiamo dargli già anche un nome eroico, ma direi di aspettare. E lui proviamo a dargli qualcosa per distruggere gli scudi. Ok, ne abbiamo ancora 3 e proviamo a usare qualcosa per fare danno. Ok, conferma. Perfetto. Poi possiamo livellare anche Ogun, mi sembra ottima come cosa. E gli andiamo a dare... Allora, lui ha già tutto il massimo della forza qua. Diamogli la possibilità... Lui però cos'è? È più un tank. Quindi direi... Usiamogli i lacci stretti. Perfetto. Conferma. E poi chi abbiamo ancora? Lui? Ma lui tutto sommato non mi sembra così sensato. È un tank, però
Usiamo gli giusti punti necessari per potenziarlo quel massimo che possiamo. Ok. E usiamo anche lui la possibilità di perforare. Ok. Ottimo. E infine, perché ancora, scusate? Ok, ero sbagliato. E andiamo a livellare anche Canary che può prendere dei danni e avere anche un'abilità. Bene. Quindi 15. Conferma. Perfetto. Direi che tutto sommato ci siamo. Lui è un tank, quindi proviamo a dargli qualcosa di interessante. Ok, diamogli questo per potenziarlo un po' e andiamo. Bene, eccoci qua ragazzi, ho dovuto purtroppo chiudere e riaprire il gioco, mi era crashato The Banner Saga, non so bene il perché. Persundra continuerà a fare buchi, l'unico una cosa alla volta, prima di tutto pensiamo però ai distruttori. Ok. Allora, siamo contro chi? Un guerriero e solo dei frombolieri. Ok. Allora, vediamo un po', direi. Teniamo lei qua, lui qua, poi e loro tre li mettiamo in linea qua. Perfetto. Vediamo un po' come ce la riusciamo a giocare. Allora. Deve andare avanti di 4, quindi. Quindi se ci spostiamo qua, probabilmente Tempesta di Ashe, esatto, riesco a prenderlo. Uno. Ah, cavolo, deviato. Peccato. Avanziamo qua. E usiamo come attacco base questo. Perfetto. E così li dovremmo riuscire a far fuori velocemente, questi due almeno. Bene, avanziamo così facciamo un muro di scudi e facciamo anche rinforzi qua. Perfetto. Tocca a lui. Iniziamo a spostarci qua e vediamo un po' di fargli un po' di danno. Perfetto. Wow, 10? Sti cazzi. Allora ho fatto proprio bene a usare entrambi gli alleati che possono richiamare del supporto. E Tostino. Andiamo a distruggergli l'armatura. Ok. Allora, Alette, meglio se ti muovi però, perché sei un po' fuori zona. Si stanno raggruppando tutti qua, sti fetenti. Allora, andiamo qua. E qua. Ok, e usiamo flagello sanguinoso su di lui. Bene, ottimo. È fuggito ed è andato sulla trappola. Perfetto. Ok, ci serve però il nostro Ogun per occuparci del tank. Ok, lui è caduto. Allora, proviamo a usare inchiodare su di lui. Allora,
Allora, togliamogli ancora un po' di armatura. Ottimo, perfetto. E il nostro buon amico direi che può andare a togliergli un bel po' di vita. Perfetto. L'orso si occupa degli ultimi danni e lo fa fuori. Perfetto. Cavolo, non arriva in range? Sul serio? Va bene, spostiamola qua e usiamo tiro di copertura. Ok. Bene, ottimo. Bel po' di danni. La nostra povera Canary si sta prendendo un fiottio di botte. Mandiamola un po' più indietro, va. Bene. Allora, andiamo anche qua con Fratello Sanguinoso. Perfetto, grande. Bravissima Alet. L'abbiamo di nuovo fatto scappare e Alet ha dato il colpo. Bene. Molto molto bene. Questo lo ammazziamo. E adesso siamo in pillage. Ottimo. Benissimo. Andiamo qua, facciamo un po' di danno. Benissimo. E il nostro buon Akon si occupa del one shot. Perfetto. Bene, 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 bene. Eric è stato promosso. Gudmundur purtroppo è ferito, ma va bene, poco male. E guadagniamo quanta fama? 12, non male. Mi piace. Approvo. Le braccia intorpidite ti ricordano i tempi in cui tagliavi la legna a Skog, solo che all'epoca avevi a che fare con meno sangue e paura. Altri uomini riempiono i buchi in cui ti sei spostata. Tenere a bada il distruttore è più facile che farli indietreggiare. Sorgono altri problemi lungo il muro e non c'è tempo per riposare. Bello, bello incalzante, ragazzi, questa difesa. Bella incalzante. La vista di un riparatore ti sorprende. Sono emersi dalle loro biblioteche e stanno disegnando dei motivi in aria nel tentativo di riparare il regno scheggiato. Sembra un lavoro pericoloso. Come possiamo essere d'aiuto? Grida Audley, fa un uomo in piedi su delle macerie che sta cercando di trascinare un tronco su... No, scusate. Grida Audley, fa un uomo in piedi su delle macerie che sta cercando di trascinare un tronco di legno tagliato. Lui risponde sottovoce, ma fa capire chiaramente che hanno bisogno di sostituire legno e pietre per riparare il danno. Fermarci a lungo potrebbe essere pericoloso, dice Petrus, indicando delle figure che vi guardano dalla distanza. Altre case in attesa della tua prossima mossa e che pianificano la loro. Manda un messaggio alla carovana per coinvolgere gli uomini del clan nelle riparazioni. In poco tempo arrivano dei volti familiari a portare materiali da costruzione pronti per l'uso. A malincuore li lasci in una situazione poco sicura e prosegui. Hai un buon motivo per farlo. Speri che ne valga la pena per tutti alla fine. La situazione è tosta, ragazzi. È tosta tosta. I miei uomini hanno troppo per le mani. Sta succedendo di tutto. Guarda l'orizzonte, ce ne sono così tanti fermi lì a guardare. Altre case, stanno aspettando che cediamo prima di intervenire. Dannazione, da dove sono quei dannati barili? Bella domanda.
Chiedo perché Akon si stia perdendo così tanto a prendere tutti i barili. Una folla di dimensioni pericolose si sta radunando più avanti, al porto. Affollatissimo, noti che gli alberi delle navi stanno ondeggiando vistosamente. Petrus impreca. Se fuggire via mare fosse stata un'opzione, dannazione, l'avremmo già fatto tutti a questo punto. I mari sono avvelenati come tutto il resto qui intorno, sbalza Petrus. Senza dubbio è il sangue del serpente. Corrode il legno e uccide i pesci. Non c'è niente là fuori, a parte la morte. Costringi Petrus a fermare le navi e a farle a pezzi per ricavare del legname. Petrus dà l'ordine a malincuore. Molti aspiranti passeggeri, disperati ubriachi, a malincuore si ritirano alla riva delle guardie cittadine. Alla fine gli uomini di Petrus rinunciano a fermare tutte le navi in partenza, ma riescono a metterne alcune al sicuro. Serviranno come fonte di legname per rafforzare le mura. Procedi oltre, temendo di aver perso già fin troppo tempo qui. Una donna nella folla ti salta all'occhio, si distingue per il suo mantello dorato. Id, chiedi? Nid guarda altrove mentre ti avvicini, ma sa che l'hai vista. Trascina due ragazzi per i polsi, verso il porto. Me ne vado, mi dispiace di non avertelo detto. Dov'è l'altro ragazzo? Vedi Nid chiudersi in se stessa, come un foglio di carta ripiegato in quadratini sempre più piccoli. Cavolo, mi sa che è morto. Ti rendi conto che suo figlio maggiore non c'è e pensi di sapere il perché. Se n'è andato? Com'è successo? Non se n'è andato, è morto. Non è colpa tua o mia, e non è neanche colpa di quei distruttori. Di chi è la colpa di tutto questo? Lo sai? Nessuno me lo sa dire. È solo che ne ho abbastanza di tutto questo. Vorrei essere ovunque, ma non qui. Va oltre, dopo aver detto la sua. Nid, aspetta. Non andare, permettimi di proteggerti. Hai buone intenzioni, ma quando capirai che non è possibile proteggere tutti? Quando è stata l'ultima volta che abbiamo anche solo parlato? Fatichi a ricordare Nid che si è già allontanata. Si gira per rivolgerti un ultimo sguardo. Addio. Effettivamente è vero, non abbiamo mai tessuto relazioni con lei, non l'abbiamo mai portata in battaglia con noi. Non ha tutti i torti, non ha tutti i torti. Stiamo perdendo la carovana, ragazzi. Stiamo perdendo la carovana e si sta sfaldando sotto i nostri occhi. La situazione non è per niente semplice. Un incredibile numero di famiglie, anziani e bambini continua a spingersi contro le mura. Senza spazio per sparpagliarsi, sono bloccati nel mare di distruttori all'assalto. Non possiamo semplicemente lasciarli in balia degli eventi, dice Odleif. Ti chiedi quale scelta avete? Allora, questa non mi sembra una scelta intelligente, perché vuol dire togliere le truppe dagli altri varchi. Possiamo provare ad attaccare i distruttori. Proviamo ad attaccarli. Carichi in direzione dei distruttori disorientati più vicini per eliminarli prima che loro possano coordinarsi. I paesani disarmati si allontanano dalla battaglia come possono e tu procedi oltre, prima che arrivino altri distruttori. Buono, è andata bene, ottimo. Pensavo che si triggerasse un altro combattimento. La fatica del dividersi tra aiutare le persone e combattere i distruttori comincia a farsi pesante e come se non bastasse hai un brutto presentimento, un brutto e insolito presentimento. Petrus ti riferma, trattenendoti con una mano sulla spalla. Ricordi quei potenti uomini di Alberang di cui abbiamo parlato? Penso che abbiano deciso di fare la loro mossa. È questa quella di cui tutti hanno tanta paura? Ghigna un uomo con un tatuaggio sulla faccia. Ricordi di averlo visto tra le fila degli alisti di Rugga. Alcune decine di combattenti brizzolati hanno sfoderato le loro armi e noti che indossano stemmi di dinastie diverse. I cani! Lasciateli a me, dice Petrus, radunando le sue guardie. Il fetore di Rugga è dappertutto. Fatelo smettere o continuerà a succedere. Fate tutto il necessario.
Non andarci piano con loro, Petrus. Petrus annuisce. Oh, non lo farò, credimi. Non aspettavo altro. Va bene, signori. In questo caso direi che è il momento di arrivare a mettere un po' i nodi al pettine. Dobbiamo cercare di capire come uscire da questa dannata situazione di Rugga. Ve lo giuro, se avrò la possibilità di ucciderlo e avere comunque quello che voglio fare, cioè avere questo benedetto antidoto, sicuro Rugga morirà. Non mi interessa, mi sta sulle palle in una maniera che non potete neanche immaginare. Detto questo, ragazzi, il nostro tempo è giunto a termine. Spero che vi abbia fatto piacere questo nuovo episodio. Ci vediamo come sempre la prossima settimana con un nuovo episodio della serie di Europa Universalis 4 con il Giappone e di The Banner Saga Trilogy, oltre all'appuntamento di vari di Lex Explore con nuovi titoli, nuovi giochi che possono catturare il vostro interesse. Detto questo, ragazzi, buona estate, buon divertimento e ci vediamo, come sempre, ovviamente, la prossima settimana. Ciao!